anche nei settori in cui l'occupazione femminile è prevalente tra i lavoratori, le donne hanno difficoltà a salire nei gradi di carriera. C'è una larga percentuale di part-time più o meno volontario e più o meno dovuto ai problemi di conciliazione con gli orari che in questi settori sono sempre più estesi. E questo genere di difficoltà poi si riflette nella differenza di retribuzione che anche in Toscana è ancora evidente tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro, nello stesso luogo di lavoro, ma in condizioni di fatto ancora diverse. Tanti ostacoli nel percorso delle donne nel mercato del lavoro. Il lavoro non è a misura di donna. Bentornati a Voci del Lavoro, la trasmissione sindacale di Toscana TV in collaborazione con la Camera del Lavoro di Prato. Bastano le parole delle due sindacaliste per comprendere come il lavoro declinato al femminile incontri ancora difficoltà e sia ragione di una perdurante discriminazione di genere. Un affresco pieno di ostacoli che è emerso dall'Assemblea delle Donne CGL di Firenze, Pistoia e Prato, svoltasi nell'Aula Magna del Polo Universitario Pratese. Nel mondo del lavoro diventano effettive alcune difficoltà di condizioni. Purtroppo non è una battuta se ancora, per motivi che sono anche culturali, la maternità è considerata un ostacolo insormontabile o quasi. L'esperienza insegna. E peggio ancora, possiamo notare una sorta di rassegnazione anche. Sono le donne stesse a ridimensionare un po' le loro aspettative e i loro sogni e a costruirsi percorsi molto spesso molto al di sotto delle loro potenzialità, se vogliono anche avere dei figli. Il tema della maternità è centrale in questo dibattito. Infatti il nodo principale oggi in Italia alla realizzazione delle donne professionale, ora come 30 anni fa non è cambiato niente, è banale ribadirlo, ma resta la maternità. La maternità continua a essere un fermo lavorativo per le donne. Un paese che non si è mai spostato realmente e dove permangono differenze profonde nei salari a parità di qualifica e di prestazioni, dove è problematico conciliare l'attività lavorativa con i tempi di vita e nel quale il ricorso al part-time spesso non è una scelta. Per le donne ritornare al lavoro dopo una maternità sembra essere sempre più complesso e difficile. Un giudizio che si estende anche ad ambienti di lavoro dove apparentemente non ci sono barriere e invece anche qui l'esperienza insegna. Nelle multinazionali ci sono realtà tanto diverse. Io lavoro in una multinazionale che è anche sensibile al problema della parità di genere e lo manifesta tramite tante iniziative lei stessa. Il problema è che poi all'atto pratico, quando si scende di livello e si arriva al lavoratore, alla lavoratrice normale, i problemi e le difficoltà per le donne permangono, sono gli stessi che si hanno anche in altre aziende che invece sembrano a prima vista meno sensibili. Nell'azienda dove lavoro io la difficoltà principale è quella degli orari e quindi la conciliazione vita-lavoro. Facciamo degli orari con delle chiusure la sera piuttosto tardi, siamo sempre aperti fine settimana, ci sono tanti festivi ormai nei quali siamo aperti, quindi conciliare il ruolo anche di madre, di moglie, di fidanzata, di figlia non è semplice, perché è un tempo, quello del nostro lavoro, che si concilia tanto male anche soprattutto con il lavoro di cura a casa. Che sono gravissimi e che devono essere assolutamente. Sono molte le donne che riescono a crescere, però a fronte di enormi sacrifici, perché comunque sia, volenti o nolenti, quando si devono fare dei sacrifici sembra quasi che debbano essere sempre le donne a fare quel sacrificio in più.